un progetto di monitoraggio ambientale allestito dal Ministero dell'Ambiente che vedrà come destinatari le aree marine protette di quattro regioni: la Calabria, la Campania, la Puglia e la Sicilia. Le aree interessate nel sud Italia sono 16 e tra queste ben 6 risultano della nostra regione: Baia, Gaiola, Punta Campanella, Regno di Nettuno, Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi. Tra tutti i siti interessati sarà quello di Baia a partire per primo, agli inizi di agosto, quando termineranno i lavori relativi all'installazione delle postazioni video di sorveglianza. Il progetto si chiama Mampira e nasce dall'esigenza di proteggere l'ecosistema naturale da chi inquina e delinque. Un progetto avviato grazie al finanziamento di 20 milioni e 200 mila euro tramite fondi della Comunità Europea, emesso dal Ministero dell'Interno, che rappresenta l'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale per la tutela del contesto ambientale marino e costiero e per prevenire reati a danno dell'ambiente, quali lo sversamento di rifiuti in mare, l'abuso edilizio, il prelievo indiscriminato di sabbie marine e la pesca di frodo. Il principale obiettivo del progetto consiste nella realizzazione in ciascuna delle aree marine protette di sistemi di videosorveglianza costituiti da videocamere dislocate sul territorio di competenza. La costruzione quindi di vere e proprie stazioni di monitoraggio è un'infrastruttura di comunicazione per la trasmissione dei video alla stazione di monitoraggio del Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale di Napoli. Un monitoraggio a 360 gradi dunque che guarderà lo stato di salute del mare, così come a rilevare i dati dei natanti che dovessero trasgredire l'ingresso di zone dove non è consentita la navigazione nell'area marina protetta.